Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi ho preso praticamente 10 galline, 10 pollastre nuove, nostrali della nostra zona. Sono delle galline belle massicce, roba da diciamo 2,5 kg, 3 kg l'una, per cui sono delle belle galline. Le andremo a tenere, le incroceremo poi con Gallo Valdarno, quello Amarok e Marans, per cui diventeranno poi a loro volta delle bellissime razze incrociate sia da carne che da uova, strepitose. Adesso andiamo a aprirle, poi ve le faccio vedere. Li metteremo dentro il pollaio, sicuramente i primi giorni si dovranno adattare. E cosa succede? Quando voi mettete delle galline, i primi giorni sicuramente non usciranno neanche dal pollaio, poi voi dovete dargli sempre da mangiare e da bere all'interno del pollaio, in modo che loro sanno che quello è un posto sicuro dove riescono a trovare da mangiare e da bere e si sentono protette. Sicuramente questa protezione l'avranno poi dopo, perché all'inizio, i primi giorni, verranno beccate dalle altre galline, perché è una cosa normalissima. Praticamente si devono creare si deve creare l'ordine gerarchico, quindi la gallina più forte beccherà la più debole e così dicendo. Ok, adesso facciamo uscire tutte loro e andiamo a prendere le galline, quelle che dicevo nuove, le butteremo dentro. Gallo Marans, ragazzi, guardate che spettacolo, le metteremo dentro e a loro volta sicuramente oggi resteranno tutto il giorno dentro, perché è un ambiente nuovo, dovranno conoscerlo, usciranno, ci vogliono almeno dalla mia esperienza posso dirvi minimo, se sono furbe le più sveglie ci metteranno una 5-6 giorni a uscire, le altre ci impiegheranno anche un po' di più. Poi si dovranno ambientare per quanto riguarda tutto il loro posto, per cui li faremo uscire per almeno 10 giorni, tutte di sopra sempre. Poi ci saranno le più svelte, le vecchie, diciamo, che salteranno di sotto, ma non ha importanza. Devono abituarsi al territorio, perché se no, se io li libero così, loro non capiscono più niente. Se dovesse arrivare un cane oppure le galline a avvertire che c'è un avvoltoio, cioè un avvoltoio, scusate, una poiana, Guardate, insomma, qualche predatore, loro scapperebbero, diciamo, nei boschi, che okay, e andrebbero perse. Ok, andiamo. Eccole qua, ragazzi. Ora devo, siccome sono da solo, le prenderò, vi faccio vedere quando le metto dentro. E come vedete sono molto impaurite, spaesate, ma si troveranno davvero bene, ragazzi. Qui hanno parecchio verde, parecchia erba, razzoleranno tranquillamente nei campi. E cos'altro vi devo dire? Dai. Allora, il gallo livornese, 5 l'ho messo fuori, 5 sono dentro, e c'è già il gallo valdarno da una parte. E qua ci abbiamo il livornese, anche l'anatra fa amicizia, gli darà sicuramente una beccata nella coda. Eccole che si piano piano si ambientano. Proviamo a dargli un po' di grano turco, Come vedete non sono ancora abituate a mangiare il grano turco, quelle grandi, quelle giovani. Piove forte, ragazzi. Vabbè, dai, che dire, li mettiamo all'interno, perché oggi l'ho presa apposta, perché appunto è una giornata, mette 2 giorni di acqua forte, per cui li lasceremo dentro.
e loro intanto avranno modo di ambientarsi. Per cui adesso riempiremo le mangiatoie per 2 giorni, anche che come sapete benissimo sono contrario a lasciare da mangiare all'interno, perché poi dopo i topi ci danno che ci danno. Queste qui sono i pezzetti di castagne che andremo a dare all'interno, che gradiscono anche quelli. E nulla ragazzi, dai, vi lascio e vedremo tra qualche giorno, vi terrò informati con i miei piccoli short o piccoli video che faccio su TikTok, per cui seguitemi anche sugli altri social, troverete il link in descrizione per seguirmi anche sugli altri social. Vieni qua, vieni, non aspettavo altro. È loro che prendono gli avanzi. Allora, proviamo a dargli 2 castagne. Vieni qua. Sono anche più morbide. Torno anche meglio a mangiarle, dai. Vieni. E poi le mangiano, sì. Ok, dai ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.